Con la medaglia di Roma Capitale, il grande ciclismo torna nella città eterna, per la gioia di tanti giovani appassionati. A soli 21 anni correva già tra i professionisti. Valerio Conti, ragazzo romano, ha ricevuto nella sala delle bandiere di Campidoglio la prestigiosa medaglia di Roma Capitale, con la motivazione di averla onorata nel mondo con la sua vittoria in una tappa della Vuelta di Spagna 2016. Innanzitutto ringrazio di questo premio, perché per me è un onore, un orgoglio, e essere premiato in una sala così importante a Roma, dove sappiamo che l'unico sport è il calcio, quindi un riconoscimento al ciclismo è sempre bello. Io sono molto orgoglioso di questo premio. Il vice sindaco Daniele Frongia si è detto onorato e fiero nel consegnare questo riconoscimento alla giovane promessa. Valerio Conti, come tanti bambini, ha iniziato a giocare al calcio con il Tor Sapienza, ma nel suo DNA c'era lo sport della bicicletta. Penso i primi obiettivi saranno a marzo con Tirreno e Giro di Catalogna. Prima di tutto riprendermi dall'infortunio che ho avuto circa 2 mesi fa, dove mi sono rotto radio ulna e ho subito un'operazione. E poi sicuramente il Giro d'Italia. L'auspicio è che nella capitale venga valorizzato di più il ciclismo e che in un futuro prossimo possano emergere tanti corridori promettenti.